io le donne non le capisco. A me le donne mi lasciano, se apro bocca si annoiano, forse il colore della mia punta. Oppure io le donne non le capisco. Capisco con Sonia D'Agostino. Ragazzi, Rudy Zerbi, Jupiter, Luciano Lembo, abbiamo anche Marina Baldi, criminologa, criminalista che è passata qui. L'imbucata. Criminale. Che ha fatto soffiare le candeline e portato. Grazie. Guarda, e ho detto che non sono solo estetici sì. Hanno un profumo allora, queste fragole. Infatti adesso fragole troviamo un boss. Coltellino di plastica, vero Jupiter? Sì. Mannaggia. Alberti, siamo pronti? Che ci canti? Beh, Luciano, questa, Luciano. La dedico a Giovanna, dedichiamo a Giovanna. Ok. Eh beh, sì, sulla terra io e lei. Bella. Lei aveva un sorriso chiaro e sentimentale. Lei amava i fiori vivi, i cavalli in libertà, la vita negli immensi campi arati e la sincerità. Sulla terra io e lei eravamo amanti e stranieri, io e lei, noi due a piedi nudi, dimenticando il tempo, io e lei. Eravamo il mare e la terra, io e lei, dimenticando il tempo, né ieri né domani, io e lei. Mamma mia, ragazzi. Sulla terra, io e lei. Ciao Gio, ti voglio bene. Ieri laureata ingegneria, ragazzi, mamma mia. Ti sei commosso, Sì. Perché parla di quello che tu sai. Certo. E questo mamma è mia, grande potere. Senti, avendo qua, è vero, sì, incredibile, avendo qua l'onore di venire Marina Baldi, cioè, un grande onore, Marinuccia. È vero che sei un'amica, però è sempre un onore. Criminalista, criminologa, eccetera. Tu hai e poi è genetista forense. Per cui pensa, lei va lì, prende il cotton fioc particolare, va lì, fa gli esami genetici e ogni tanto mi dice: guarda che l'omicida è lui, è il marito che l'ha uccisa, capito? Se in casa e loro gli rispondono: stai a guardare capello. E la moglie gli dice: stai a guardare capello. Non nel mio caso. Un messaggino, vedi, tipo questo qua di Giovanna, c'è un messaggino da dare breve agli ascoltatori? Sì, bisogna volersi bene. Bisogna volersi bene, bisogna che le ragazze imparino a capire i segnali delle persone che non sono adatte a loro, ma anche viceversa, perché purtroppo c'è una sinistra, c'è un sinistro peggioramento anche dell'atteggiamento delle donne nei confronti degli uomini, cioè questa emancipazione sta diventando purtroppo uno scavallamento delle cose belle del rapporto tra uomo e donna. Questa è una cosa che io trovo molto triste. Quello che diceva prima l'ascoltatore sul corteggiamento, sulla seduzione, è la cosa più bella del mondo. E i ragazzi di oggi non la conoscono ed è terribile. Date un po' di valore a certi gesti. Questo direi. Cioè, dici una cosa molto importante. Ci sono un rapporto fisico, ok? Non è detto che per forza di cose debba essere un rapporto che nasce da un amore, no? Può essere anche la passione, però date valore, perché se non date valore a quella cosa, non c'è valore poi anche nel rispetto che si ha durante quell'atto. E io credo, sapendo quanto vale, no, la tua materia, io credo che nelle scuole, soprattutto andrebbe insegnata, sì, nell'età, quelle proprio diciamo così dalle scuole medie in poi,
Qualche visita voi la dovreste fare, dovreste essere invitati nelle scuole in, su base proprio diciamo fissa, perché d'altronde se non lo raccontate voi il valore di queste cose, quanto sia rischioso non saper leggere quei segnali di pericolo che arrivano da un rapporto di coppia malato, per esempio, quanto sia pericoloso andare al voglio vederti un'ultima volta, ti devo dire una cosa, ci dobbiamo spiegare. La cosa spiegare più pericolosa. Quell'ultimo incontro. Chiarimento. No? Il chiarimento. Leggevo l'altro giorno che c'è un signore che si è reso disponibile ad accompagnare le ragazze all'ultimo appuntamento chiarificatore coi fidanzati per difenderle. Oh, è un'idea bellissimo. Carina, no? Però c'ha vita breve. Però per evitare di arrivare a questo, io credo che sarebbe giusto che voi foste invitati nelle scuole a raccontare ai ragazzi quanto è importante stare sempre con le antenne alzate. E, tu cosa fai con i tuoi figli? Quattro maschi? Ma io penso che... Guarda, non so quanto sia importante fare proprio o dire proprio delle cose, o quanto sia importante nel quotidiano trasmettere una certa modalità, esatto. Cioè io non userei mai neanche un tono di un certo tipo con la mia moglie o la mia compagna, e pretendo che sia la stessa cosa viceversa, perché come dicevi giustamente tu, non è solo gli uomini nei confronti delle donne. Molto spesso, adesso sempre di più, anche le donne nei confronti degli uomini hanno degli atteggiamenti a volte violenti, o comunque un certo tipo di rapporto. Troppo aggressive. Se i figli nel quotidiano assorbono un certo modo di rapportarsi, probabilmente non è che ci siano delle grandi azioni da fare, c'è semplicemente da seguire un esempio, no? No. Concordo totalmente, cioè secondo me è proprio l'esempio. I bambini io li vedo come la famosa tavoletta d'argilla dei Sumeri, dove loro scrivevano i loro caratteri, no? Cioè quello che c'è scritto lo facciamo noi genitori. Se loro in casa hanno tensioni, sono abituati con una certa modalità a vedere che il padre si rivolge alla madre o viceversa, quello è il loro modello, e quindi essendo quello il loro modello, poi da grandi quello certo sanno proporre, perché quello conoscono. La matrice. Nell'universo esistono cinque forze essenziali. La prima è quella di gravità, l'elettromagnetismo. Poi due sono la forza molecolare, quella debole e quella forte. Poi c'è la forza dell'amore. L'amore è l'energia più potente. L'amore, noi abbiamo un generatore d'amore all'interno che deve essere sempre messo in moto, perché con l'amore vero tu riesci a distinguere il possesso o altre forme di energia. L'amore. E con l'amore tu hai la matrice. Bello, Jupiter, il mandrillo. Ecco. Jupiter, chiediamo a lui che rapporto hai con l'amore tuo. L'amore di coppia. Ma sei sposato da poco? Non sapevo, scusami. Ma allora, ho due figli, uno di 20 anni e l'altro di 17 anni. No, quelle sono foto che escono, ma sono nella ricorrenza. Come sta Mercurio? Come sta? Io il rapporto con l'amore è un rapporto più libero, no? Nel senso che la mia compagna, che è un leone, è una grande donna, però anche se mi fa... Cioè, le donne, sai, come a volte si mettono lì e sono anche, vogliono il rapporto fisico, nel senso contatto energetico, ma l'amore lo metto sempre davanti. Dunque cerco sempre di superare tutte le difficoltà che in una coppia ci sono, perché non esiste la coppia del mulino bianco, no? Che dura solo il filmone, dura solo un'ora, e nella coppia c'è energia, però l'amore deve vincere su tutto, e dunque devi comprendere la compagna per quello che è e rispettarla. Più facile a dirsi che a farsi, però si fa. Dovrei parlare con la tua compagna. Forse non sei facile tu, perché c'hai un'energia pazzesca, vai a mille, no? Ma anche lei non scherza. Senti, ma Maria, che ci racconti di Maria De Filippi? Oddio, non me l'aspettavo questa domanda in questo momento. Sempre le stesse tanto, cose che cioè, che dico, lavoro, le lavoro, stesse cose che dico sempre, perché poi sono la verità. Io ho una grande ammirazione e una grande riconoscenza verso una donna che per me ha fatto e continua a fare tanto. Quindi prima di tutto c'è questo, e poi c'è l'ammirazione per me, che ho sempre vissuto di arte e di talento. C'è la grande ammirazione verso il talento e l'arte di questa donna.
Quindi diciamo che è un rispetto e un'ammirazione a 360 gradi per quello che rappresenta e sono molto fiero anche di dire una cosa che ho già detto tante volte e senza vergogna, che la vita ci mette davanti a volte a è veramente un ottovolante, no? Una grande montagna russa. Quando pensi di aver toccato l'apice, che sei al massimo della tua felicità, arriva la discesa, è inevitabile, c'è sempre. E non devi vergognarti del fatto che ci possano essere anche dei momenti in cui sei in difficoltà e hai bisogno d'aiuto. E se ti sei comportato bene, sei stata una persona corretta, qualcuno che ti dà una mano ci sarà. Perché se sei stato corretto, le persone poi saranno corrette con te. A me è successo questo. Io a un certo punto avevo tutto dalla vita, come dicevi tu Sonia prima, ero presidente, amministratore delegato, non avevo neanche 40 anni, di una delle più importanti multinazionali del mondo, non ci credevo neanche io, avevo tutto quello che volevo, denaro, potere, compagnia bella, dall'oggi al domani sono rimasto in mezzo a una strada, licenziato, lo dico senza vergogna, per motivi di aziendali, di insomma quelle cose che succedono nelle aziende, le fusioni, le acquisizioni, compagnia bella e tutto, e ho trovato chi mi ha teso una mano e quindi, questa è stata Maria. Sì, ricordatevi sempre una cosa, comportatevi bene, siate corretti, perché poi la vita le cose ve le restituite. Bellissimo. Restituisce. Se vi comportate male, poi vi girate intorno e non c'è più nessuno. Rudy, se non ci fossi stata Maria, secondo me tu che vuoi bene a te stesso, avresti aiutato te stesso anche in mezzo alla strada. Ma sì, ma io penso però con grande felicità che quello, l'amore che dai ti torna indietro. È un generatore. C'è una canzone bellissima, lo dico, voi avete una regia pazzesca, Sonia. Cioè, io vorrei fare i complimenti. No, però Luciano lo voglio dire. Luciano si monta la testa. Voi avete una regia pazzesca. C'è una canzone di Ligabue che si intitola Metti in circolo il tuo amore, che racconta proprio questo. L'amore va fatto. È bello poi farle ascoltare, farle conoscere. Sai, per chi come me nella fa della musica la colonna sonora della propria vita, veramente c'è una canzone per tutto, se ci pensate, no? C'è una canzone per i figli. Il c'è problema una è per sapere, chi ama. E tu c'hai capito il jukebox dentro, capito? Dice, allora, c'ha le antenne sempre accese. Un altro tipo me che non c'ho questa cultura musicale, ascolto canzoni così eccetera eccetera, non so qual è la canzone allora, giusta che vorrei Sonia, ascoltare. Il bello del tuo programma è che poi grazie al maestro si canta spesso insieme, no? E sì. Ci abbiamo passato anche dei momenti di grande felicità e di divertimento. Allora, visto che oggi mi avete così tanto in modo anche bello celebrato, ma perché ti vogliamo bene, grazie. Posso dire, non è niente di, si nota, no, che non mi è niente di no dovuto, sì, certo, così, c'è una canzone di Jovanotti che secondo me è la mia canzone, proprio la canzone mia, e che potremmo cantare tutti insieme, tanto il maestro la sa. Lo so. Sono un ragazzo fortunato. Ah, che bello. Perché mi hanno regalato un sogno. Sono un ragazzo fortunato perché non c'è niente che ho bisogno, dice proprio. Bellissima. Inizia con la F. Dai, vai così che ci piace questa canzone, vai. Se io potessi, sarei sempre in vacanza. Io fossi capace, scriverei il cielo in una stanza, ma se devo dirla tutta, qui non è il paradiso, all'inferno delle verità, io mento col sorriso. Vai, questa canzone mi piace, vai così. Problemi zero, problemi a non finire, un giorno sembra l'ultimo, un altro è da impazzire, ma se devo dirla tutta, qui non è il paradiso, all'inferno delle verità, io mento col sorriso. 10 cose fatte, vai così, è riuscita mezza, dove c'è uno stacco non metti mai una persa. 10 cose fatte, non è riuscita mezza, dove c'è uno stacco non metti mai una persa. Sono un ragazzo fortunato perché mi hanno regalato un sogno. Sono fortunato perché non c'è niente che ho bisogno. Quando viene sera e tornerò da te, è andata come è andata la fortuna.
lunedì incontrarci ancora. Sei bella da morire, sei bella con la S, sei bella da impazzire, sei bella con la F, sei bella come sono, sei S lunga, impazzire. Bravo maestro, bravo Alberto, bravo Alberto, non c'è un F. Bravo. In tonalità, in tonalità. Ma se devo dirla tutta, non è il paradiso. Al ferro delle verità, io metto col sorriso. Uscita a mezza, metti mai una pezza. Che canzone, oh. Che energia, eh? Bella. Ragazzi, che bella sta trasmissione. Oh, ma taglia, oh, devi tagliare adesso la torta, taglio, qui taglio, cioè, abbiamo i dolcini con la che ha portato Marina Baldi. Letta, grazie, ho comprato i dolcini. Hanno calderina. Un profumo pazzesco. Devo ricambiare gli auguri che mi ha fatto cantando. Dopo devo ringraziarti per gli auguri che mi avevi fatto qualche tempo fa al mio di compleanno. Ricordo. Cantando qui in trasmissione, capito? Sì. Se l'hai ricordato. Volevo concludere una cosa sul Rudy, no? Sull'acquario. L'acquario è dominato da due pianeti, Urano e Saturno. Lui ha parlato per esempio dei fulmini a ciel sereno, che è una caratteristica dell'acquario. L'acquario crea, subisce e provoca fulmine a ciel sereno, sia in amore e sia nel lavoro. Ecco quello che ti è successo. Infatti l'ho visto, questa rottura, questo fulmine che ti ha sconvolto la vita. Però essendo un acquario, dunque un acquario che ama vivere, ama stare al centro dell'attenzione, ama creare energia come una bomba atomica, alla fine è passato l'angelo, l'hai preso al volo Maria, che è un sagittario tra l'altro, una cavaliera dell'energia, e con la sua freccia che viene scagliata alla parte opposta del pianeta, tu ci sei andata. Scusa Jupiter, da quanti pianeti è dominato l'acquario? Da due, Saturno e Urano. Io sono dominato da quattro figli, ecco, che fanno di me quello che voglio. Costellazioni. Sono messo peggio, io sono dominato da Tommaso, Luca, Edoardo e Leo, che sono gli unici che mi fanno fare quello che vogliono. Sono un burattino nel loro... Beh, Leo, che poi è un amore, non ne parliamo. È un amore. Allora, facciamo nota la nota? Siamo pronti. Allora, per chi si mettesse in collegamento per la prima volta, qui io le donne non le capisco. Allora, Alberto, il maestro Laurenti suonerà tre note. Tre note, anche di più. Chiebra anche quattro. Chi è bravo, che come si dice, ci azzecca la canzone, riconosce la canzone, avrà diritto questa settimana a portare bambino o bambina a teatro all'Olimpico per vedere Pippi Calzelunghe. Mitica, domani mitica. Ci va il mio nipotino. Bello. Okay. E vi ringraziamo l'amministratore delegato Andrea Posi, l'amministratore delegato del Teatro Olimpico, perché qua è stato proprio lui che ho incontrato e mi ha detto: ma non vuoi i biglietti? Certo che voglio i biglietti per teatro. Senza sapere la canzone? Senza nota la nota? Tu cioè, sei andata senza sapere la canzone. E Rudy sta mangiando, ragazzi, allora, spoleriamo, cioè lui mangia così. Mangia, io mangio. Mi raccomando, allora, chi ha già vinto faccia un'altra cosa, mi raccomando, perché basta. 06 il numero adesso ve lo dico, che è pronto il maestro. 06 88 33 033. Allora, se il telefono è una persona che ha già vinto, deve dirci gli autori e cantarla in francese, se no non dice, ok? Quindi adesso facciamola per quelli ogni che non ogni riferimento a Simone è puramente casuale. Allora, canzone meravigliosa, non faccio l'intro perché porterebbe direttamente al titolo, e quindi parto dalla melodia. Pinocchio. Ancora. Boh. Non posso fare il mood del ritmico, della cellula ritmica, se no si capisce. Non lo potete dire voi, è difficile studio, però... così. Ah, neanche tu? Aspetta. Sembra che... Forse la so. Boh. Cantata da una donna? Esattamente sì. E allora ho già capito, sì. E tu sei un grande! Vediamo se chiama
finalmente qualcuno che non ha mai chiamato. Ricordo che se chiamasse chi ha già vinto, la deve, deve cantarla in francese e dirci gli autori e l'anno nel quale è stata scritta la canzone. Che 06 88 33 033, che ci dite? Anche, anche la tonalità. Un'altra mezzanota, daccela però al bello. Un'altra mezzanota. Un'altra mezzanota, su. Non posso fare l'intro. Vabbè, la conosco, è gna gna gna. Si chiama gna gna gna. No, non bisogna dire niente. Una nota che è risolutiva quella che non dire niente. Io non ho capito. Hai aperto la chiave. Io avevo capito subito perché sono l'uomo gatto di Sarabanda. Però, però dopo, con l'aiutino che ha dato dopo, dai ragazzi. Sì. Io proprio. Beh, chi è che posso non aiutare? No. Chi è che non conosce? Chi è che non conosce gna gna gna? Niente. Secondo me. Aggiungiamo, pensa, la nota che aggiungo risolve la canzone perché la spiega. Vado, 06 88 33 033. Vado? Allora io dico una cosa: se lo indovinate nei prossimi, nel prossimo minuto la canto tutta, okay. Così rovino il gioco. Ma con questa nota vado. Vabbè. Capito. Questa addirittura anche Limbo che 06 88 33 033, vediamo un po'. Ci può dare un'altra gnagnà? Ci dia un'altra gnagnà, la prego, che voglio andare posso? A vedere. No. Aspettiamo che... Poi la cantiamo tutta però, Rudy, va bene? Io vorrei andare a vedere Pippi Calcidà, un'altra gnagnà per favore, che mamma piange. Ma forse questa canzone è Dio delle città? No. Questa qual è? Che canzone hanno vinto? Hanno vinto? Beh, oh, ragazzi, non avete vinto? Sì. Oh. E non è Simone, eh? Simone vince. Ciao, Simone. Se hai già telefonato. Ciao, Simona mia. E non banno. È neanche Francesca. No. Non è Francesca. Non è. Stefano. Vediamo se ce lo mettono in linea. Stefano, buongiorno. Ciao, Stefano. Ciao a tutti. Ciao, Sonia. Allora. È la prima volta che chiami? No, è il fratello di Simona. Sì, dico io. È la prima. Ah dai, siamo contenti, così non sono sempre i soliti, che è il primo squillo, i soliti sono gli abitué stavolta. Bello, molto contenta. Allora, dici il titolo. La canzone è Minuetto di Mia Martini. Bravo. Scritta dal Baldambembo e Franco Califano, perfetto. Scusami, Baldambembo, che ha scritto anche L'amico è l'amico è. Qualcosa. Dai, insieme. Dai, minuetto. Canta, è Stefano. È un incognito di sera mia. Le parole non le so. Un'attesa pari all'agonia. Balla. Fai finta. Qualche volta vorrei dirti no. Faccio ma un minuetto. Poi ci penso, tanta forza non ce l'ho. Non ne ho. Bravo. Il mio cuore si ribella a te. Ma il mio corpo no. Bravo. Stefano, zitto. Le mani tue, strumento su di me. Le tue che sanno tutto verso le maschile. Ogni angolo di me. Dai, Rudy. Dai. No, dai. E vieni a casa mia quando vuoi. Nelle notti più che mai. Dormi qui, te ne vai. Sono sempre fatti tuoi. Tanto sai che qua giù male che ti vada a voi. Tutte le se ti andrà per una notte. Stefano, na na na, sai Ste. A sé, non c'è tradi su na na na. Stefano, complimenti. Na 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 lo posso fare. Grande. Senti Stefano, complimenti. Allora, ti accordi con la regia e per due biglietti per il Teatro Olimpico. A portare tuo figlio, tua figlia, grazie. Come vuoi. Grazie mille, buon divertimento e buon proseguimento. Grazie, è stato un piacere. Ciao Stefano. Ciao Stefano. Siamo quasi vicini, sì, alla fine. Allora cantiamo una canzone finale, sì, dai. Una canzone allegra. Ancora un po', ci vuole ancora un po'. Sappiamo. L'amico è qualcosa che più ce n'è meglio è. È il silenzio che fa diventare musica. Cantiamo questa. È perché è sabato. Allora, senti che bello, Domenica ti porterò sul lago. Ma chi ci porti? La fidanzata? Il fidanzato è un amico. Vedrai, sarà più dolce dirsi ti amo. Faremo un giro in barca. Possiamo anche pescare e fingere di essere a Fregene che è vicino. Sapessi, amore mio, come mi piace.
c'è una modifica mia. Partire. Guarda. Partire quando tua moglie dorme ancora. Ma come? Vederla sonnecchiare e accorgersi che è bella. Ma scusami. Prima che cominci a. Ma che amico sei se sei tu che vedi mia moglie sonnecchiare? Oh! Perché domenica bestiale, la domenica con te. Ogni tanto mangio un fiore, lo confondo col tuo amore. Come bella la natura e come bello il tuo cuore. Meraviglioso. Beh, ragazzi, ragazzi, volevo dire un attimo le repliche. Stasera in TV ore 20, domani mattina ore 10, ore 20. Mentre in radio stasera alle 20:30. Stasera sabato alle 20:30, domani dopo Atalanta Lazio. E che dire, Rudy? Atalanta Lazio? Yes. Bella partita. Bella, bella partita. Vicino alla Lazio. C'è anche un Inter Juventus, domani sera, che non è male. Domani è una partita chiave. Io vorrei finire le tortine, quindi se mettete una canzone lunga. Auguri, auguri, Rudy, auguri. Sonia D'Agostino ha presentato per voi Io le donne non le capisco. Olé! Sonia! Rudy, grazie per essere stato qua, spero non ti sei divertito. Molto, molto, sono volate queste due ore, vado a Milano, ragazzi, vi saluto tutti e parto. Sì. Dai, che bello. Io vado a Milazzo. Alla faccia. Ecco, restaci. Jupiter, devi tornare, perché qua ce l'hanno pure scritto, dovresti dare una rubrica a Jupiter. Sì, sì, poi c'è questo progetto musicale che a marzo poi lo... A marzo presentiamo. Fai un disco? L'ho già fatto. L'ernere disco, sì. Io... Capisci? Poi ti farò sentire. Rinascerai. Jupiter. Luciano Lembo, ciao ragazzi, buona vita. Grazie a voi. Grazie, grazie per questa grande. Grazie a te, Sonia. Sorpresa di Marina Baldi. Brava Marina. Alberto Laurenti. Salutiamo Loredana che sta a Venezia, si starà preparando. Tutta non so di cosa si veste, poi ci manderà le foto. Alberto, ricordiamo il teatro dal 9 al 25, il Teatro Roma. Siamo al Teatro Roma insieme dal 9 al 25 febbraio. Teatro Roma. Dai, ci sarò, verrò anche io per ascoltarvi. Grazie. Grazie allora. Grazie a tutti, grazie, complimenti a Luciano Lembo, gli facciamo no, a Luciano Lembo, scusami, a Luciano Del Dotto pure. No, veramente complimenti Radio, porca miseria, che team, bravi. Buona energia. Bene. Bravo. Luciano. Grazie a tutti, sta per entrare la nostra mitica Valentina Poggi con la sua musica. Volevo salutare e ringraziare Luciana De Lieto che sta qui, che è venuta da Napoli. Ciao Luciana. Ragazzi, qua ad ascoltarci. Ciao. Un bacio a tutti. Ciao, a sabato prossimo. Ciao.